Amici di Readball, eccoci giunti alla video recensione finale di Oppo Find 7A, un dispositivo che aspettavo da molto tempo e che non ha deluso assolutamente le mie aspettative. E inizio subito parlandovi delle caratteristiche tecniche e hardware di questo terminale, che è un 5,5 pollici, ovviamente Full HD, dotato di tecnologia IPS, uno schermo veramente bello e ben definito, tant'è vero che dispone di una risoluzione massima di 403 ppi. Un display bello di cui vi parlerò ampiamente più avanti, perché c'è una piccola limitazione, ma non vi svelo niente. A livello di processore troviamo ovviamente uno Snapdragon 801 quad core a 2,3 GHz, dotato di 2 GB di RAM. Di questo terminale esiste anche una versione più ricca, con le differenze sono ovviamente racchiuse nel processore, che è di 2,5 GHz, la RAM, che è di 3 GB piuttosto che i 2 GB che troviamo in questa versione, e per il resto sostanzialmente le altre differenze sono racchiuse nei 16 GB di storage interno di questa versione, mentre nella versione più ricca lo storage interno è di 32 GB. Ovviamente la memoria del telefono si può espandere tranquillamente tramite l'utilizzo di micro SD, quindi questo non va a influenzare più di tanto le prestazioni del terminale. E a livello di comparto fotografico troviamo una fotocamera da 13 megapixel dotata di doppio flash LED, anche in questa vi parlerò più avanti, sono rimasto veramente contento delle prestazioni di questa fotocamera, e anteriormente il comparto fotografico è rappresentato da un sensore da 5 megapixel. Ma vediamo più nello specifico quali sono le prestazioni di questo terminale. Inizialmente mi preme dire che la versione di Android a bordo di questo terminale è purtroppo Jelly Bean, quindi l'aggiornamento a KitKat allo stato attuale delle cose non si sa quando e se arriverà su questo terminale, ma ecco, parliamo di un aspetto che va a influenzare non più di tanto le prestazioni terminali, perché già con Jelly Bean le prestazioni sono più che buone. La personalizzazione Android di Oppo si chiama ColorOS, è una personalizzazione molto ampia, vedremo nello specifico che va a personalizzare vari aspetti del terminale, ma purtroppo va anche leggermente a incidere su alcuni aspetti. Uno su tutti è l'aspetto riguardante la batteria. Appena arrivato il telefono montava, ho fatto un piccolo aggiornamento, il telefono montava una prima versione che devo dire era molto più stabile, cioè nel senso a livello di batteria la durata si era attestata in circa 2 giorni di pieno utilizzo, ovviamente con il display massimo tutto attivo, tutte le varie funzioni del telefono erano attive. Nel corso delle settimane, dei giorni, ho fatto successivi aggiornamenti e purtroppo le cose sono leggermente peggiorate, fino ad arrivare alla giornata odierna in cui il telefono purtroppo non riesce a raggiungere la giornata di pieno utilizzo. Ho anche ripristinato, provato a togliere qualche app più pesante, ma purtroppo le prestazioni della batteria non migliorano più di tanto. Questo nonostante l'ottimo modulo interno da 2800 mAh. Quindi sicuramente problemi a livello software per la personalizzazione Oppo, che speriamo vengano risolti più avanti nel tempo, perché onestamente incidono troppo sul giudizio finale di questo terminale. Per le altre cose ovviamente vi avevo già mostrato nella preview le varie personalizzazioni, i vari aspetti che vanno a modificare la grafica del terminale. Avete visto, di base io ho il tema di Jelly Bean, ovviamente ne possiamo trovare in rete e scaricare di nuovi direttamente dal telefono, ci sono per tutte le tipologie di utilizzo, ma alcuni sono veramente leggermente pacchiani, passatemi questo termine. Questo forse è dovuto al fatto che questo telefono è pensato per il mercato internazionale e difficilmente alcuni aspetti di questo terminale andranno a incontrare i gusti dei consumatori europei. Per il resto il telefono è abbastanza veloce, le prestazioni
prestazioni sono veramente fluide, non ci sono impuntamenti, lag, non ho veramente riscontrato nessun problema sia in termini di apertura applicazioni che in termini anche con i giochi. Ho scaricato qualche gioco pesante e il telefono si lascia veramente usare abbastanza bene. Un'altra caratteristica, sempre a livello diciamo software, che anche durante l'utilizzo più intenso, diciamo più che software, è un ottimo binomio tra software e hardware, il telefono non scalda più di tanto. Questo nonostante il processore, che ovviamente troviamo anche su altri terminali, ma nel normale utilizzo quotidiano, diciamo a livello di calore percepito, non raggiunge temperature elevatissime. E un altro aspetto da considerare è quello inerente alla fotocamera. La fotocamera, come potrete vedere più avanti nella galleria fotografica, fa veramente degli ottimi scatti. Veramente non riuscivo, non avrei mai pensato che all'interno di questo terminale ci fosse un comparto fotografico così, così valido, così eccellente. Io adesso vi mostro in parte soltanto qualche piccola foto, poi ovviamente le vedrete nella nostra galleria. Ma quello che mi ha colpito particolarmente è anche tutte le varie impostazioni che ci sono a livello dell'applicazione della fotocamera. Ovviamente troviamo le varie modalità di scatto, c'è una normale, un HDR che personalmente non ho amato tantissimo, ovvero gli scatti, il risultato degli scatti non mi convince, sono troppo artefatti, sembrano quasi fumettosi, passatemi il termine. Però un'altra funzione che in realtà ho amato particolarmente è quella Ultra HD. Ultra HD perché? Perché il telefono riesce tramite una sorta, come dico nella recensione scritta, di stregoneria a portare i megapixel della fotocamera, li fa passare da 13 megapixel a 50 megapixel. Le foto, i risultati sono veramente molto buoni, specie se visti da telefono. Ovviamente sul computer andremo a perdere un pochettino a livello di definizione, ma sostanzialmente i risultati sono veramente molto buoni. Poi ovviamente ci sono tutte le varie altre tipologie di scatto, quindi quella bellezza, panorama, GIF, possibilità di scattare le foto direttamente in GIF. Quindi onestamente mi ha colpito moltissimo questo comparto fotografico. A livello di video, bene o male, il risultato è lo stesso. Diciamo, si segnala la presenza, cioè la possibilità di questo telefono di girare video in 4K, risoluzione 4K. Quindi anche per gli amanti di questa modalità di ripresa, il terminale dispone anche di questa possibilità. Un altro aspetto da considerare è quello inerente all'audio. L'audio di questo telefono è veramente fantastico. Forse manca leggermente qualcosa in termini di bassi, ma sostanzialmente non ci sono grossi problemi, anzi addirittura io nel normale utilizzo non riesco diciamo, ad usare il volume massimo, perché notifiche e suonerie sono veramente ai massimi livelli. Una cosa che mi piaceva farvi vedere è il menu impostazioni. Io in primis l'ho trovato molto simile alla Sense 6.0, sia a livello grafico che a livello, più che altro a livello grafico. La disposizione è leggermente diversa. C'è un menu generale dove è possibile gestire vari aspetti del terminale, poi ci sono tutte le impostazioni audio e tutte le impostazioni riservate allo schermo. Veramente un'interfaccia e un menu veramente intuitivi, quindi un plauso agli ingegneri Oppo che personalmente ritengo abbiano fatto veramente un ottimo lavoro. Sempre a livello software, ovviamente qua ci sono tutte le barre delle notifiche, possibilità di aprire e di dividere la tendina in vari aspetti. Adesso ho toccato ovviamente la luminosità. E quindi anche in questa, diciamo, anche nel menu delle notifiche, veramente un ottimo lavoro. In fondo, non so se riuscite a vedere, c'è una piccola icona per chiudere in un solo colpo tutte le notifiche. Personalmente la ritengo veramente una scelta più che appropriata. Passiamo, ora a vedere un altro aspetto del telefono, ovvero. In molti si domanderanno: Oppo, ok, va bene, un classico telefono cinese, nulla di particolare, ma la qualità costruttiva di questo
di questo telefono è veramente sensazionale. Una plastica particolare, una cover posteriore veramente ottima, una finitura al tatto è veramente piacevole. Questo nonostante i 170 grammi del telefono, ovvero un telefono che non è veramente una piuma, ma si lascia usare veramente bene. È veramente particolare, lo amo tantissimo. Forse è una recensione, cioè diciamo un giudizio leggermente fuori luogo, ma di tutti i terminali che ho avuto modo di provare, questo sicuramente in termini di usabilità quotidiana mi ha lasciato quel qualcosa in più. Veramente plastica valida, non ci sono materiali ricchi, chiamiamoli così, ma sostanzialmente non si nota troppo questa mancanza, perché la cura costruttiva è veramente di primissimo livello. Vi faccio vedere una cosa: sul lato del telefono c'è un piccolo pulsantino, non so se riesco a metterlo a fuoco con la videocamera. Questo pulsantino, se premuto, lascia aprire la cover posteriore, ovvero la cover non si apre con il solito metodo, non c'è possibilità di aprirla. Per aprirla serve un oggetto appuntito che apre la cover posteriore. Questo in parte è un limite, perché ovviamente nell'utilizzo quotidiano, se abbiamo necessità di cambiare la SIM in velocità o altre tipologie di operazioni, ci potrebbe essere qualche piccolo problema, ma personalmente ho gradito moltissimo questa cosa, perché il telefono è veramente assemblato bene, quindi a livello di usabilità non ci sono scricchiolii assolutamente come magari in altri terminali di ben altro, diciamo, di ben altra fascia di prezzo. Quindi su questo aspetto ho promosso a pieni voti. Ho lasciato come ultimo aspetto il display, perché se ricordate bene, in fase di preview vi avevo parlato di come Oppo avesse inserito su questo terminale di serie una pellicola trasparente. Non so se riesco a metterla a fuoco. Questa pellicola è sì, diciamo, un valore aggiunto, perché il telefono non dovete andare a inserire pellicole, a cercarle, ordinarle e tutto quanto, perché già ce l'avete inclusa col telefono. Ma purtroppo, diciamo, influenza leggermente le prestazioni del display. Questo specie sotto la luce diretta del sole, ovvero se usiamo il telefono all'aperto, anche con la luminosità massima, c'è qualche piccolo problema, qualche riflesso di troppo. Diciamo, non si riesce a visualizzare il display nella maniera giusta e corretta. Ho avuto modo di provare un altro Oppo Find 7 di un mio amico che ha deciso di rimuoverla proprio senza la minima indecisione, e le prestazioni sono veramente fantastiche. Sostanzialmente il display, punti a favore: i neri sono profondissimi, i colori sono ben definiti. Quindi anche con la pellicola vi posso garantire che è un display da provare assolutamente. Ma purtroppo questa pellicola, se decidete di acquistare il telefono, sappiate che quello che vedete inizialmente non corrisponde alla realtà, ovvero se rimuovendo questa pellicola le prestazioni aumentano in maniera esponenziale. Quindi il mio consiglio è quello di comprare il telefono, magari cercare un'altra pellicola protettiva di un aftermarket, chiamiamola così, perché quella di serie va a diciamo, ostacola troppo la bellezza del display. Piccola chicca a livello di inserimento, di design, chiamiamola così: in questa zona, non so se riesco a metterlo a fuoco, c'è il LED di notifica, ovvero inserendo il telefono, arrivando una notifica al telefono. Adesso ho spento tutto, ho cancellato anche tutte le altre notifiche, e arrivando una notifica, questa zona si colora di una tonalità blu veramente gradevole e piacevole. Anche durante la fase di ricarica, questo LED si accende e dà quel tocco in più di particolare al dispositivo. Altri aspetti: il prezzo, 399 euro direttamente sullo store Oppo, un prezzo che secondo me è veramente concorrenziale. Diciamo, la qualità
prezzo prestazioni è veramente ai massimi livelli. Quindi, personalmente, io mi sento di consigliarla a tutti. Ovviamente, è più indicato per tutti quelli, come dico anche nella recensione scritta, che non si lasciano troppo influenzare da vari fattori tipo Oppo cinese, un terminale cinese è una copia di questo, è una copia di quello. Oppo è un'azienda con una propria identità, con una propria volontà di emergere sul mercato, e vi garantisco che nei prossimi anni, nei prossimi modelli, sentiremo parlare moltissimo di Oppo. Per il momento mi sembra di aver detto bene o male tutto. Quello che manca lo troverete ovviamente nella recensione scritta, che vi invito a leggere dalle pagine del nostro sito. Non mi resta che salutarvi e diciamo consigliarvi di iscrivervi e di seguirci su tutti i nostri canali social e YouTube e di mettere un commento a questo video. Un saluto, Luca Gramiccia, Red Bull.